Ciao, in questo mio ultimo video ho fatto vedere come utilizzare una fotografia per farla diventare un modello 3D. Era un metodo piuttosto veloce che va bene soprattutto con fotografie frontali nelle quali partiamo da un piano. Non sempre però le fotografie sono così facili. Prendo come esempio questa qui, nella quale il palazzo che può interessarmi è angolato, oppure addirittura ha una forma che non è per niente piatta, come con il faro. E quindi in questi casi è meglio utilizzare un'altra tecnica che è un pochino più difficile e chiede un software in più che si chiama F-Spy. Lo scaricate da questo sito, fspy.io. Dovete scaricare due cose. Sotto download potete scaricare il programma per Windows, quindi o questo qua, setup per installarlo. Oppure questa è la versione portatile, altrimenti come vedete c'è anche la versione per Apple, insomma ci sono diverse versioni, ma soprattutto tornando qua indietro, vedete che c'è scritto Importing to Blender, dovete scaricare anche questo add-on. Quindi cliccate qui, qua c'è la spiegazione, insomma, ma download the latest version, potete andare a scaricare quest'altro file che vi servirà dentro a Blender. Quando lo avviate, FSpy è fatto così e aspetta che voi gli carichiate una foto. Nel caso della mia foto, che è in questa cartella, la trascino dentro alla finestra di FSpy ed ecco qui che la vedo all'interno della finestra. Funziona molto bene soprattutto con immagini con due punti di fuga e vedete qua sulla scena ci sono gli assi X, Y, Z come quelli di Blender e ci sono due linee rosse per la prospettiva dell'asse X. Due linee verdi per la prospettiva dell'asse Y. Quindi bisogna andare a posizionarle com'è la prospettiva della foto. L'asse X, qui faccio un po' fatica a leggere la parte bassa del palazzo e allora magari sfrutto questa linea. Non è proprio la parte bassa, però almeno è una linea che so essere parallela a quella poi del tetto, che sarà questa circa. Poi devo mettere l'altra linea, quella dell'asse Y, e vedete tra l'altro che questa freccia comincia già a posizionarsi per farvi capire se la prospettiva è giusta. Ecco, una volta che io ho posizionato queste qui, se la prospettiva è indovinata giusta, provate un po' a muovere in giro questa freccia e vedete se corrisponde eventualmente anche ad altri elementi che ci sono nella foto. Come guida potete anche scegliere Box. E quindi potete vedere un cubo mano a mano che lo spostate. Potete usare, quando spostate un punto di questi, potete usare il maiuscolo per andare a posizionarlo meglio, con maggior precisione, e vi mostra la zona dove andate a metterlo. E quindi forse può essere più facile posizionare. Adesso sono abbastanza soddisfatto del risultato, non è importante essere precisissimi. Posizionate questo dove volete l'origine, sulla vostra scena. Si può anche andare a mettere l'asse Z, io adesso non lo faccio per semplicità. Guardatevi bene tutte le istruzioni e io a dire il vero ho un tutorial molto esteso su questa tecnica che è in vendita sulla mia pagina Gumroad, quindi malisan.gumroad.com/l/foto3D. Questo spiega per bene esattamente come utilizzare questa tecnica e portarla anche in maniera molto più avanzata. In questo video qui sul canale vi mostro la stessa tecnica, ma in modo un po' più sbrigativo, così ce la caviamo prima. Allora, quando avete posizionato la vostra prospettiva correttamente, dovete salvare questo progetto, quindi salvo, salva con nome, siccome ancora non ha nome, salvatelo nella stessa cartella della foto, in questo caso per esempio lo chiamo faro, e ora possiamo passare a Blender. Dobbiamo assicurarci di installare l'add-on per FSpy, quindi se qui non lo trovate perché non l'avete installato, dovete fare install e andare a prenderlo, quello che avete scaricato dal sito che vi ho mostrato prima, l'add-on per Blender. Ecco, faccio install e poi lo attivo. A questo punto ho la possibilità nel menu import di andare a importare i file di FSpy. Lo premo e vado a prendere il file che ho appena salvato. Eccolo qua, faro.fspy. Faccio import, quello che succede è che mi viene creata una nuova telecamera nella mia scena. Questa telecamera ha una background image che è la foto di FSpy e è posizionata nella maniera corretta sulla mia scena in maniera da avere il cubo base di Blender nello stesso posto nel quale ce lo avevo all'interno di FSpy. Quindi vedete, me lo ha messo qui. Attenzione quindi anche che il cubo di FSpy in pratica vi fa capire dove verrà posizionato il cubo base di Blender, se lo lasciate ovviamente, se lo avete cancellato non ve lo ritrovate. Con Alt Z
Vedete, passo da visualizzazione trasparente a visualizzazione normale. Nella visualizzazione trasparente è un po' facile vedere attraverso gli oggetti e quindi è un po' più facile gestire questa cosa. Se premete 0, uscite dalla telecamera e potete manovrare gli oggetti con più facilità. Quindi l'immagine si trova all'interno della telecamera, diciamo. Quindi ora sposto il cubo verso l'alto, mi sposto nella telecamera e cerco di aggiustarlo. Quindi lo sposto prima sull'asse X in maniera che il suo asse corrisponda qua. Attenzione, ovviamente io in F-Spline non ho messo nessuna dimensione, quindi adesso questo è il cubo 2x2, è ovvio che il palazzo è molto più grande, però non importa, in questo caso io mi disinteresso delle dimensioni, ma altrimenti in F-Spline c'è anche il modo per dargli le dimensioni effettive. Ora in Edit Mode vado a modificare, quindi vedete posso ovviamente spostare su e giù i vari elementi, vado a modificare e a creare la stessa situazione che vedo nella fotografia in versione ovviamente un po' più semplificata. Quindi adesso questa scatola corrisponde esattamente al palazzo. Qui faccio un estrudi verso l'alto, estrudi, scala. Estrudi, estrudi, annulla, scala, estrudi, scala. Quindi con i classici strumenti di Blender cerco di riottenere la stessa situazione. Posso sempre venire fuori e fare delle modifiche, diciamo, fuori dalla visualizzazione della fotografia, nel caso che siano più complicate. Quindi, per esempio, adesso ho creato la struttura qui del faro in maniera abbastanza veloce e ora posso andare ad aggiungere gli altri elementi. Quindi, per esempio, creo un nuovo cubo e lo posiziono circa nella posizione, ammettiamo di dover fare questa scatola, quest'altro palazzo, posso intuire che è un po' più indietro rispetto a quello principale e sarà più o meno sarà alla stessa altezza e quindi adesso ri ricreo anche questo. Quindi faccio così, poi prendo quello sopra, estrudo, annullo, scalo, estrudo e questo potrebbe essere quest'altro. Dovete utilizzare gli strumenti di modellazione, restate semplici perché non è importante essere troppo complicati. Adesso, per esempio, duplico questa faccia, la rimpicciolisco e la porto qui, la scalo sull'asse Z, la porto ancora un po' più in giù. Quindi cerco, per esempio, in questo caso, estrudo e porto indietro e creo questo muro. Facciamo anche il faro. Guardando la foto, il faro si trova, diciamo, qui circa, potrebbe essere la base del faro, sì. Quindi creo adesso un cilindro. Ero ancora in edit mode dentro questo oggetto, non è così importante. Io spesso creo sempre lo stesso oggetto. E quassù dovrei mettere una cupola, quindi potrei fare Cursor to Selected, aggiungere una UV Sphere. All'incirca queste sono le forme, sono semplici. Magari faccio anche la parte qua davanti, quindi di nuovo entro qua dentro, parto da questa base qua sotto, duplico, faccio P Selection in maniera da poter avere un secondo oggetto. Ora, questa geometria è molto semplice, non ho creato neanche le finestre e qui soprattutto sono stato molto approssimativo. La qualità dipende da quello che volete ottenere voi. Non mi dilungo più di tanto in questa situazione, mi rendo conto che probabilmente avrei dovuto fare il faro più alto perché se qua ci sono le finestre è improbabile che la base del faro sia qui. Adesso mi fermo
questo punto e vi mostro qual è il modo per proiettare la texture sopra queste forme. Ovviamente, come materiale, prima di tutto dobbiamo metterci la foto. Quindi creo un materiale, il materiale in questo caso c'è già e lo chiamo proiezione, per far capire che è il materiale in cui proietto dalla foto. E come colore qui scelgo Image Texture e vado a scegliere l'immagine che è già stata caricata, quella del faro. Ora ho deciso di utilizzare questa come immagine, però viene ovviamente utilizzata, se mi sposto nella modalità con i materiali, come vedete appare in base alle UV che ha questo oggetto al momento, che sono queste. Vi rimando a un altro mio video con la spiegazione dell'UV per cosa significa. In pratica, adesso io devo semplicemente informare Blender che questa immagine va utilizzata sull'oggetto, però dopo aver creato delle UV che sono proiettate dalla foto. Quindi, prima di tutto, prendo anche tutti gli altri oggetti. Questo è la base, edifici. Faro in realtà contiene anche questi altri edifici, ma non è così importante. Questo materiale lo devo dare a tutti gli oggetti, quindi Ctrl L, Link Materials, in modo che condividano tutti lo stesso materiale. E magari su questo, che ha le faccettine, scelgo Shade Smooth e vado anche a spuntare nelle normali Auto Smooth, in maniera che dove ci sono gli spigoli mantenga gli spigoli. Ora devo, per ognuno di questi oggetti, andare a utilizzare questo modifier che si chiama UV Project, che serve a creare delle UV proiettate da una foto. Sotto Object qui devo selezionare la telecamera. In realtà in scena c'è ancora anche quella originale, camera. La nostra però è questa, Faro F-Spy, e infatti si vede che è quella attiva. Quindi con la telecamera Faro F-Spy già vedo che è cambiato qualcosa. L'unico problema è che qui devo mettere il fattore di forma della fotografia, che non è quadrata, 1 a 1 sarebbe quadrata. Se andiamo per esempio sotto Shading, qui abbiamo un visualizzatore, vedete che tra l'altro la foto è stata collegata a Base Color, qui posso visualizzarla, Faro F-Spy, questa è la mia fotografia. La mia fotografia ha delle proprietà sotto Image e queste sono le dimensioni della foto al momento. 4000 x 2121, quindi non è in proporzione quadrata. È sufficiente che io questi 4000 x 2121 li metta nell'aspetto qui, quindi 4000 x 2121. E ora la proiezione è perfetta, quindi questo modifier serve a creare le UV che ci servono. E di conseguenza adesso lo copio anche su tutti gli altri oggetti, quindi seleziono tutti gli oggetti, tengo per ultimo quello con le impostazioni e faccio copy to selected. Adesso tutti gli oggetti hanno ricevuto le UV necessarie e quindi hanno ricevuto la foto nella posizione giusta. Ovviamente dove la foto non si presta bene, la vediamo così, dove gli oggetti sono coperti, però questo è il risultato della proiezione fatta. Sono ancora libero, volendo, di continuare a agire sugli oggetti. Per esempio, qui c'è questo muretto e voglio evidenziarlo. Faccio di nuovo Alt Z, magari vengo qui, riparto da qualcosa, cioè duplico, faccio P Selection e riparto da questo elemento, estrudo. Siccome l'ho creato estraendo, ha lo stesso materiale e ha anche lo stesso modifier. E quindi adesso funziona, diciamo, piano piano posso quindi continuare la mia modellazione. Quando sono soddisfatto del risultato, adesso già comunque ho la possibilità di muovermi all'interno della fotografia. In questo momento ho anche le luci in più aggiunte dalla scena, che ovviamente se io cambiassi qui, le vedete cambiare. Se andate su renderizzata avete la luce di scena, in questo caso questa qua quassù, che agisce, però può non corrispondere a quella della fotografia, diciamo. Quindi questa è solo questione di materiali, ecco, potete per esempio utilizzare un materiale emissive per non avere un materiale che risponde alla luce, insomma. Qual è il problema? Che ce l'avevamo anche l'altra volta. In alcuni casi bisogna aggiungere dei loop per avere meno distorsione. Se io vengo qui e aggiungo dei loop, vedete, mi sposto di nuovo questa visualizzazione. Vedete che man mano che aggiungo dei loop cambia leggermente e appunto posso avere, lo faccio anche qui, Ctrl R,
Qui vedete che cambia e c'è meno distorsione. Allora, invece di aggiungere molti loop, un altro modo potrebbe essere quello di utilizzare un modifier che fa un remesh. Tra tutti i modifier c'è il modifier remesh. Se io lo metto prima delle UV, adesso vedete questo oggetto è stato remeshato, quindi diciamo ha avuto una topologia diversa. Con il remesh voxel, appunto, il risultato è quadrati di questo tipo e la dimensione del quadrato la decido qui, quindi in questo caso potrei ridurla in questo modo, anzi 0,05. Attenzione a non mettere un numero troppo piccolo, altrimenti Blender potrebbe perdersi a visualizzarli tutti. Se faccio la stessa cosa anche su altri oggetti, in pratica è come se li sfumassi e gli dessi più facce e funziona meglio la proiezione. Quindi anche questo faccio un copy to selected e poi mi assicuro che si trovi sempre prima del UV project, in maniera che le UV siano l'ultima cosa a essere ricevuta. E adesso vedete, questi oggetti sono un po' più sfumati, a volte il risultato è preferibile che non avere i bordi netti, eccetera, e soprattutto le texture vengono proiettate un po' meglio. Potremmo anche fermarci qui. C'è solo un piccolo problema: siccome sono proiettate le texture, se io mi sposto, come vedete, cambia la proiezione. Quindi, se io volessi spostare gli oggetti, devo ricordarmi di applicare il modifier. Quindi se io ora volessi spostare un po' il faro dietro, vedete, se io lo sposto, non ottengo altro che di proiettare. Riseleziono tutto questo oggetto per portarlo fuori, P, Selection, e lo chiamo faro, e questo sono diventati edifici bassi. Se io volessi spostare il faro, devo solo ricordarmi di applicare questo UV Project. Applico il remesh, applico l'UV Project, e adesso questo faro è spostabile. Tra l'altro, le UV adesso sono modificabili. Infatti, scopro che le UV sono tutte qui. Posso selezionare le facce in questione e qui portarle in un'altra parte dell'immagine. Quindi vedete, adesso queste funzionano di nuovo. Ora non funzionano neanche queste, soprattutto queste. Per queste cose vi rimando all'altro mio video sulle UV che vi permette di capire come funzionano queste cose. Per esempio, nel caso della casa, se mi reco dietro la casa, scopro che non funziona molto bene. Posso applicare il remesh, applicare l'UV map e adesso quando vado in edit mode posso andare a cambiare il comportamento, il posizionamento. Quindi adesso seleziono una faccia, con maiuscolo G scelgo coplanar e mi sceglie tutte le facce che sono complanari alla mia. Allargo un pochino con CTRL più ancora la selezione ed ecco che ho tutte le facce di questa falda del tetto. Qui ora spostarle nella parte più conveniente dell'immagine. Scala X meno 1, G, S, R, cercare di farle combaciare. Potevo farlo anche prima del remesh, dove magari erano un po' più facili da comandare, diciamo, però il risultato comunque, se adesso qua nascondo un attimo, se lo faccio qui, ecco che questa falda del tetto adesso ha ricevuto le stesse immagini che ci sono dall'altra parte. È uguale per la parte qua dietro, appunto. E adesso dietro ho la stessa parte di casa che c'è davanti, quindi insomma posso andare a ricostruire un po' meglio eventualmente se mi serve. Se non voglio avere le ombre e le luci, è sufficiente nel mio materiale, invece di usare un principled BSDF, posso usare uno shader di tipo emission. Adesso il materiale è del tutto indipendente dalle luci, vedete, e quindi rispetta esattamente i colori della fotografia. Ecco, questo è un altro metodo con FSPy per poter trasformare in 3D delle fotografie, con dei limiti ovviamente, però è sicuramente un buon punto di partenza. Se poi volete andare a testurizzare meglio, potete usare tutti gli strumenti che ci sono in Blender, anche per dipingere a mano le texture e tutto il resto. Spero che sia stato utile, grazie mille e alla prossima!